Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Street Power Football, un gioco che è appena uscito su Steam e non costa sicuramente poco perché il suo prezzo è di 50€, 49,99 per la precisione. Questo gioco mi ha ricordato molto un altro gioco che giocavo ma una vita fa, che era FIFA Street. Ricorda un po' il Volta di FIFA, e andremo a vedere che cos'è. E vi darò un giudizio. Sto diventando, me ne rendo conto, un po' più cattivello nel giudicare i titoli, perché noto che comunque più si va avanti, più anche voi siete critici nei miei confronti, insomma, in base a quello che dico, perché giustamente quando io do un consiglio o do un parere, deve essere comunque, diciamo, verificato. O comunque non viene sempre apprezzato, quindi insomma io vi dico subito che questo titolo secondo me costa un po' troppo, però c'è un però perché se siete degli appassionati di questa cosa che state vedendo qui sulla destra, il freestyle, piuttosto che il calcio da strada che tutti abbiamo fatto, la famosa che ha qualche anno in più, se la ricorderà la gabbia. Con Cantona e Ronaldinho, insomma, spot famoso. Noi giocavamo su un campo da basket, mi ricordo, con il metallo, diciamo, della struttura dei canestri come porta ed era definita la nostra gabbia, proprio un calcio ruvido. Qua si gioca per strada, insomma, nelle piazze. Ed è un gioco che si divide in varie modalità. La singola o il multigiocatore che si divide in gioco online dove potete giocare contro un'altra persona, avendo una squadra da 1, 2 o 3 giocatori, versus locale, il co-op locale, insomma potete giocare localmente con amici. Ho provato l'online ma al momento non c'è nessuno che ci gioca, quindi anche perché le recensioni su Steam sono abbastanza poche, quindi lo proviamo in singolo. Il singolo si divide in Become King, che è una serie di livelli che dovete affrontare, che sono divise tra queste modalità qui. La modalità Street Power, dove si gioca normalmente in campo. La modalità Trick Shot, che è una sorta di minigioco dove voi dovete, l'abbiamo fatta un po' tutti da piccoli con gli amici, dove posizionavamo il pallone e si dovevano colpire vari oggetti. E qui stessa cosa, mandare la palla nel bidone, colpire la bottiglia in cima alla torre, insomma, al palo, scusate. Freestyle è quella che io apprezzo meno, come apprezzo meno nel giochi racing la modalità drift, quindi qua dovete driftare, non dovete driftare, scusate, ma dovete freestylare, come quello che state vedendo qua sotto, quindi fare i vari trick per guadagnare più punti dell'avversario. La modalità panna invece è un po' particolare perché giocate in un'arena uno contro uno dove potete segnare oppure potete decidere di fare un minigioco, insomma, quando la barra dell'energia vi si caricherà al massimo potete sfidare a trucchetti, diciamo. Vabbè, iniziamo con uno Street Power dove andiamo a giocare Vabbè, c'è London, Great Wall, la muraglia cinese, in Kenya, Berlino, Seoul, Seychelles. No, giochiamo a Roma. No, dai, Roma è carino, però dentro il Colosseo non è molto credibile. Ce ne sono tantissime. Giochiamo a Rio Favela e scegliamo il pallone lo facciamo così, bello così. Adesso non so perché mi ha preso uno contro uno normale. Possiamo farlo due contro due, proviamolo, si può fare anche tre contro tre. Facciamo 2 contro 2. Vi dico, ci sono i minigiochi, cioè ci sono, scusate, i trucchetti che potete utilizzare, potete raccogliere le lattine da terra, potete ripotenziarvi l'energia e usare appunto un po' come Copanito. Sto giocando col pad della Xbox One, con la X fregate il pallone, con il passaggio tirate, con il passaggio, scusate, con la A tirate e con la B con la A passate con la B tirate, scusate. Ovviamente. Ok, si va a segnare. Poi fanno delle classiche cose, tipo se vi trovate da soli davanti alla porta e premete il tiro a lungo, lui si butta per terra, la colpisce di testa, la manda dentro, insomma. Stiamo giocando a difficoltà normale, quindi non è eccessivamente difficile. Ho notato qualche problema alla telecamera ogni tanto quando il pallone schizza avanti e diciamo non inquadra l'azione. Col grilletto fate il passaggio freestyle, così come il tiro, cioè il freestyle, il passaggio alto, insomma, adesso passatemi la terminologia. Vedete che in questo caso non ho cambiato subito giocatore, quindi così ho fatto gol. Autogol.
Adesso provo il tiro quello. Forse. Si vince al 5 o alla fine del timer. Vedete che in questo caso ho fatto il tiro alto, sempre col grilletto. Poi c'è una combinazione di tasti per fare vari giochetti, per fare varie cose. Adesso voglio vedere. Ecco, questo qua ha usato un trucchetto un po' alla Copa Nieto, non è realisticissimo perché in pratica si è teletrasportato avanti, che potrebbe stare a significare il velocista in campo, però va bene, dai. Sì, vabbè. Voglio vedere. Ok, vedete che qua faccio il passaggio alto. Attenzione, attenzione, prendo il pallone. Sono avanti, il capellone. Ancora lui. La musica, devo dire, è molto bella perché mixa anni 80-90, anche qualche sonorità indiana, molto bella, mi piace. Ullolololololol. Scusate, ok, viene avanti, il pallone ho scelto un po' di un colore un po' così. Attenzione, avanti da solo! Ok, passa la... che purtroppo... ho preso il razzo, adesso vedo se mi ricordo la combinazione dei tasti. Boia mondo, vabbè, niente, la faremo adesso, così dovrebbe essere, no, il cazzo. Si può anche andare a giocare di sponda, adesso poi andremo a vedere anche le altre modalità. Si vince al 5, ce la stiamo prendendo comoda su un 2-2, molto onesto, ma adesso... Ok, allora io non lo so, vi dico come prima impressione ho avuto gol, ecco, no, la goal line technology ha confermato. La prima impressione che ho avuto non è stata proprio positiva perché poi giocandolo, facendo un po' il tutorial, capendo il fatto che comunque potevo vedere perché all'inizio era tutto mappato per la tastiera, era assolutamente impossibile. Diciamo che ho iniziato un pochino a apprezzarlo perché non è malaccio il gioco. Ha tante modalità, appunto la freestyle è quella che comprendo meno perché sono veramente una schiappa io a giocare, più che altro non ho il fiatone che sta in porta. E all'inizio ho pensato, sì, è un gioco che andrebbe, farebbe sfracelli in free to play. Secondo me, ecco, costa un po' troppo. Poi se avete degli amici con cui giocarci, vi piace da matti questo tipo di calcio, fa sicuramente per voi. Ovvio, a quel prezzo però se FIFA a volta potete prendervi FIFA, insomma, non è un... Non lo so, ma un po' stupito come gioco perché comunque non mi aspettavo questo prezzo. Quello lì intanto vedete che ci ha tirato per il culo, tutti hanno avuto almeno un amico così. Ci manca un gol per la vittoria, adesso io sto un po' cincischiando perché sto parlando, adesso prenderemo a vedere la modalità panna e la modalità trick. Ok, abbiamo vinto. La modalità invece, quella che vi dicevo, quella in alto, Become King. È una modalità che ci porta nei vari paesi del mondo e ci costringe a fare delle sfide, che sono appunto queste qui, queste modalità qui, ma con un punteggio da raggiungere. Ad esempio, a un certo punto ho dovuto fare una partita come quella che ho appena fatto, ma con almeno 3 gol di scarto, quindi ho dovuto vincere 5-2. Alla fine mi hanno segnato 2 gol, ho dovuto farne 5 senza più subirne. Proviamo la modalità panna. Adesso mi ha scelto lei, ma io in realtà avevo scelto un altro, comunque va bene. Questa è un'arena molto piccola, dove dovete tenere il pallone finché la barra in basso a sinistra si riempie. Il primo che segna 5 punti, i gol valgono 1 punto, mentre la panna vale 2. Ok, vedete che io adesso posso decidere di tenermi la palla. Ok, e fare... Vedete, devo fare questi trucchetti. E gli ho fatto il panna, quindi l'ho fregato. Stessa cosa, noi possiamo poi subirne. Sì, vabbè, questo era il tutorial. Sì, vabbè, no, volevo fare la partita. Infatti, mi sono dimenticato di saltare il tutorial. Errore mio. Facciamo. Giochiamo a. Stavolta facciamo la Roma. Voglio vedere com'è Roma. Andiamo. Sì, l'ho giochicchiato un po', ci ho giocato un'oretta, ma non ho imparato molto a dire l'oretta. Adesso vedete che lui sta cercando, non si capisce se vuole fare sfidarci a fare la modalità panna o meno. Io intanto vedete che più tengo palla più accumulo, quindi posso temporeggiare e lo sfido. Tac, tac, tac.
e vado in vantaggio 2 a 0. Adesso potrei fregargli palla e segnare, ma in questo caso no. Vabbè, 2 a 1 al momento, quindi adesso ottengo palla e faccio panna di nuovo, sì. Che poi le direzioni sono sempre praticamente le stesse, perché in base a dov'è il tasto c'è anche la direzione. Si riparte subito, 4 a 2, vedete il punteggio lì sul tabellone. E io segnerò ignobilmente adesso. Ok, e vince. Nulla di particolare, però. E vince. Ora vi faccio vedere l'altra modalità, la freestyle, non lo so, non mi ispira più di tanto, ma proviamo la trick shot. Trick shot è molto carino, saltiamo il tutorial, giochiamo a... dobbiamo fare... qua invece è a sblocco, quindi andiamo a Berlino, Beppe, e vinciamo questa cosa. Vedete che allora noi dobbiamo andare a... abbiamo tot secondi e dobbiamo colpire le varie cose, quindi dobbiamo colpire il bidone. Adesso io posso dargli un tot di tiro. Ok, lo colpi, la 2 è grandissimo. Ora posiziono così, un pelino più in alto, gli do più forza e vediamo, secondo me è bassa, sì. Quindi un pelino a destra ancora e più in alto, più forza ancora. Bisogna calibrare la forza con la direzione. Ok, direi che possiamo fare anche un pelino di più. Ok, perfetto, tiro perfetto. Livello completato. Si va avanti, non è finita ovviamente. E bisogna colpire la portiera, proviamola con questa potenza. Ok, fatto. Dobbiamo colpire adesso la seggiola. La colpisco adesso, non sono avaro di potenza. Mentre qui direi che possiamo far così con una potenza diciamo media. Poi inizierete a capire anche basandovi su dove arriva la barra. Ok, qualcosina meno, facciamola qui. Ho fatto come prima, mannaggia. Un pallino meno. Tipo qui, vediamo se va bene. Ok, perfetto. Intanto accumulate punti. Ecco, è tosta, questa è tosta. Dobbiamo fare un po' di potenza così. Un po' troppo, Facciamola fin qua. Vediamo se ce la facciamo. No, un pelino di là. La facciamo fin qui. Questo è un po' poco, secondo me. No, perfetto. Fantastico, proviamo la stessa cosa di là, che magari è un po' più lungo, un po' più lontano, neanche per le balle. Vediamo, abbiamo 47 secondi, quindi ok. Stessa potenza ma un pelo più basso. Perfetto, e ora dobbiamo colpire quello che direi che possiamo fare così. Poi dopo un po' ci farete l'occhio e riuscirete a colpirli tutti, comunque sempre meglio. Ok, un pelo di più. Secondo me è troppo adesso, però vabbè. No, perfetto, bene. Tutte le volte che secondo me non va bene, vabbè. Poi ci saranno le classifiche online. Questa è tosta, questa è veramente tosta. Perché per mandarlo giù lì, vedete che poi col grilletti potete ruotare la visuale e vedere. Tanto il tempo passa, quindi dobbiamo dare una bella botta lì e farla rimbalzare. Ok, anche un pelo meno. Pelo di più, forse. No, un pelo di meno. Facciamola fin qui. Troppo. Facciamola qui. Un pelo più in alto, forse. No, facciamola molto più in alto. Meno, però, stavolta. Tipo qui. Ancora un po'. Stavolta va male. Più in alto ancora. Ma di quanto esce? Potete anche tenerla così la visuale, così vi rendete conto. Niente, gli do uno sputo allora. Mannaggia. Perfetto. Ok, ma dobbiamo colpire quelli lì. Quindi potenza così, iniziamo così con la prova. Ok, quindi di qua un po' meno. Un pelino meno forse qua.
pelo più giù, però direi che potrebbe andare. Pelino più giù, perfetto. E poi di là vediamo se va bene. Di sponda, ecco. E ora abbiamo accumulato il nostro punteggio. Non è finita, dovrebbe essercene ancora uno. Infatti qua bisogna colpire all'interno della betoniera. Vediamo. Allora, più in là, più in giù, potenza così. Vediamo. E là. Ok, più in là, più in su, stessa potenza, più o meno. Mannaggia, più in là ancora. Babba via. Un po' più in qua, pelino di più, dovrebbe esserci. Tac. Poi il bidon. Proviamo così. No, di rimbalzo. Questo è basso. No. Ah, vedete che gli ho dato anche l'effetto. Perché mentre colpite potete dargli l'effetto. Sì, vabbè. 40 secondi, dobbiamo darci una mossa, qua. Perché? Vuoi spostarlo di là? Musica che mi piace molto, devo dire. Poi parte Rhythm of the Night degli anni 90. Rhythm. Vabbè, più facile cantarla che pronunciarla. Fatto! Take a shot complete. Ok, abbandono il gioco. Vediamo se abbiamo sbloccato il livello dopo. Ma Berlino, abbiamo sbloccato Roma, infatti. E poi, come ultima cosa, resta il freestyle, che non mi piace. Vediamo come tutorial. Si va a sfidare... Ah, musica. Musica ritmica. No, My City, My Playground. Vabbè, vediamo, ma non sono capace proprio qua. È un po' una sorta di jazz dance. Quando tag inserire un trucco, io. BB, ok. Vedete che è un po' da capire, perché. Allora, X su Y. X. Allora, colpisci con la B, ok. Bisogna essere perfetti. Bisogna fare quello che ci dice. Ok, scusate il silenzio, ma mi sto concentrando. Stiamo cercando di fare un buon punteggio. E ora XB. E qua bisogna bilanciare la palla tenendo al centro, diciamo, il bilanciere. Sì, poi qua si possono inserire più trucchi insieme e così, ma insomma, non lo so. E diciamo che invece la modalità, come vi dicevo, Become King, mixa insieme varie cose, cioè ci porta nei vari posti del mondo, ci fa fare partite, è una modalità storia che ci porterà ad essere il miglior freestyler, giocatore, non so come definirlo, del mondo. Allora, è un gioco che, se vi piace la modalità, io ho sempre cercato una modalità del calcio così, almeno la cercavo anni fa, quando ero ai tempi di FIFA Street, che poi non è più uscito nulla del genere, infatti giocavo al gioco di Super Mario Soccer, che mi piaceva molto, però quello era abbastanza un gioco fuori di testa. E quindi se cercate qualcosa del genere, ok, io direi, se siete appassionatissimi, vi piacerà. 49 euro, non lo so, vedete voi, insomma, se c'è qualche sconto si potrebbe anche pensare di prenderlo. Secondo me è un po' altino come prezzo, però poi magari aggiungeranno cose, però questo io onestamente non so garantirvelo. E mi sembra fatto anche piuttosto bene, graficamente può piacere, può non piacere, e non è sicuramente un gioco per tutti. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!